Ciao a tutti! Oggi prepareremo la torta caprese al pistacchio. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono farina di pistacchi, fecola di patate, zucchero, crema di pistacchi, burro fuso, uova con tuorli e albumi separati, lievito per dolci, sale, amaretto di Saronno che è facoltativo e per decorare crema di pistacchi, granella di pistacchi e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta posizionando la farfalla sulle lame, mettere il sale, gli albumi, il bimby per 4 minuti, 37 gradi, velocità 4 senza misurino. Gli albumi sono ben montati, trasferire in una ciotola. Senza lavare il boccale e senza farfalla, mettere lo zucchero, i tuorli ed azionare il bimby per 5 minuti a velocità 4 senza misurino. Azionare il bimby per 2 minuti a velocità 3 e dal foro del coperchio aggiungere il burro fuso e l'amaretto di Saronno. Aggiungere la crema di pistacchi, il la fecola di patate, la farina di pistacchi ed il lievito. Ed azionare il bimby per 2 minuti a velocità 4. Trasferire il composto nella ciotola con gli albumi ed amalgamare delicatamente. Trasferire in uno stampo da 24 cm con apertura a cerniera, rivestito sul fondo con carta da forno e imburrato sui laterali. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 40-50 minuti circa. Fare sempre la prova a stecchino. La torta è cotta, lasciare raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo, guarnire e servire. Torta caprese al pistacchio. Grazie e alla prossima ricetta!